Un piano che prevede 75 licenziamenti è quello che la Del Tongo ha presentato ai sindacati. Attualmente la forza lavoro è di 125 unità e con la riduzione proposta scenderebbe a 51. Un epilogo che la CGIL vuole assolutamente evitare, sperando di poter circoscrivere le uscite a quelle persone che si trovano in cassa integrazione dal 2010. La situazione è comunque drammatica, spiega ad Arezzo TV Antonella Pagliardini della filea CGIL. Stiamo parlando di circa 60 persone che comunque usciranno al momento dal mondo del lavoro. Noi speriamo di poter salvare almeno altri 15 posti, facendo salire il numero degli occupati a 65 rispetto ai 51 proposti dall'azienda. Il 5 luglio ci ritroveremo in assemblea dopo aver incontrato la Del Tongo e se i lavoratori la approveranno firmeremo l'accordo che mi auguro la stessa azienda sottoscriva con la nostra modifica. La Del Tongo negli ultimi anni ha cambiato completamente tipo di produzione e si è concentrata sulle cucine di un certo livello. Così purtroppo si spiega il licenziamento delle persone che non possono essere ricollocate e che si trovano ormai da anni in cassa integrazione.